Santa Maria della Mercede, patrona della liberazione e della misericordia, è anche guida dei mercedari nell'opera di riscatto e protegge coloro che sono in catene. Possiamo chiedere alla Madonna aiuto per coloro che sono prigionieri o in schiavitù dei vizi del mondo, affinché possano essere liberati e riscattati dalla loro sofferenza. La grazia di sviluppare un cuore misericordioso e compassionevole verso coloro che sono oppressi e soffrono, e la forza di impegnarci attivamente per la loro liberazione. Possiamo chiedere salute per essere preservati dalla violenza e dal male. Santa Maria della Mercede, concedi a noi tutti oggi che recitiamo qui questa preghiera una guida e un sostegno per la pace e la giustizia nelle nostre famiglie e nel mondo. Prima di iniziare, ti chiedo di iscriverti al canale per supportarci gratuitamente. Un grazie dal profondo del cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O vera sorgente di vita, o fonte perenne di ogni nostra salute, gran regina dei cieli, Maria, vi prego, rivolgete verso di me l'occhio benigno della vostra misericordia, sollevatemi dal peso delle mie colpe e col favore della vostra potente intercessione e per i meriti di San Giuseppe e di San Camillo, patrono dei malati, fa che io ottenga da Dio, con la salvezza dell'anima, la perfetta salute del corpo e quella grazia della quale ho tanto bisogno e che vi raccomando. Affinché, potendo meglio servire e lodare Dio in questa vita, venga poi un giorno ad amarlo e ringraziarlo con voi per tutta l'eternità. Beato nel cielo. O Madre della Salute, non disprezzare la mia voce, ma benigna, ascoltatemi, esauditemi, salvatemi. Amen. Se vi chiamate Maria, tantissimi auguri. Facciamo anche gli auguri per quanto riguarda il Santo Patrono a tutti gli abitanti di Ceprano, Maiolati Spontini e Terrassa Padovana. Ciao e a presto!